Nessuna certezza sulla provenienza dei cattivi odori, nonostante le ripetute lamentele da parte dei cittadini e le numerose richieste di intervento a tutela della salute pubblica e del decoro ambientale, a Manduria permane questo problema che provoca disagi. L'argomento è stato al centro di un'assemblea che si è tenuta nella sede di Manduria Lab sabato pomeriggio. Sulla questione, Manduria Lab, insieme a decine di altre associazioni, un anno fa aveva presentato un esposto, rimasto a quanto pare lettera morta. È stata denunciata l'assenza di riscontro da parte degli organi giudiziari e del comune di Manduria. Al nostro microfono, l'avvocato Anna Marigiò. Purtroppo non abbiamo nessuna notizia, nonostante numerosi esposti, ad esempio un esposto firmato da 30 associazioni di Manduria, e tra queste c'è Manduria Lab, Federazione Verdi, Articolo 1, c'è anche l'associazione Messapica Forense che ha partecipato e altre associazioni, ripeto, sono 30 in tutto. E nonostante la partecipazione di tutte queste associazioni, noi non abbiamo attualmente alcun riscontro a questo esposto. Inoltre, vabbè, la comunità ricorderà bene anche le manifestazioni che noi abbiamo fatto, che abbiamo promosso insieme ad altri. C'è sempre stata una partecipazione corposa da parte dei cittadini, insomma, perché è un problema che interessa tutti e diciamo che la gente è anche stanca della situazione e di questo ne siamo assolutamente consapevoli. Nonostante le manifestazioni, petizioni e richieste, noi non abbiamo alcun riscontro neanche dal comune di Manduria, dai commissari che attualmente hanno ricevuto da parte nostra questi solleciti che abbiamo fatto. E anche di recente, infatti, abbiamo notificato un ennesimo sollecito attraverso la PEC, ma anche a questo non c'è stato riscontro, quindi noi non sappiamo assolutamente nulla, noi non sappiamo che cosa sta accadendo, se si sta indagando, se si sta cercando di capire la provenienza di questi cattivi odori. E cattivi odori che sicuramente ci stanno condizionando la vita perché noi non possiamo, cioè la sera dopo una certa ora non possiamo stare per strada perché il cattivo odore è tale da non consentirci di respirare o anche per esempio appena finita l'estate, quest'estate non potevamo aprire le finestre perché il cattivo odore era fuori, ma anche in casa non riuscivamo a dormire la notte e noi sappiamo benissimo un'estate caldissima, torrida, che non ci consentiva però di chiudere le finestre. Quindi non è stato, diciamo, semplice, non è semplice vivere con questi, insomma, con questi odori in questa condizione. Però Cosa si può fare? che cosa si può fare? Stasera sicuramente stavamo cercando di prendere altre iniziative, però teniamo conto anche di una cosa, che oltre a questo esposto che abbiamo fatto, noi precedentemente ne avevamo già fatti altri esposti e ci sono stati degli esposti anche a titolo personale di alcuni nostri amici, insomma, che hanno voluto seguire, insomma, quella strada. Ma purtroppo, se non ci sono riscontri, noi possiamo continuare a fare esposti, ma se nessuno ci dà una risposta, cioè, sembra praticamente che qualunque cosa si tenti di fare, nessuno ci ascolta. Ecco, tutti questi silenzi in una città sciolta per infiltrazioni mafiose, non è bello? Sicuramente ne potremmo parlare per tante ore di questa situazione, che sicuramente non piace a nessuno. E l'idea, non è, diciamo, l'idea che noi ci facciamo di questa situazione non è sicuramente positiva, perché comunque ci fa pensare che a nessuno importi, oppure non sappiamo che cosa si nasconda dietro a questi cattivi odori.